Parlare oggi per tutti noi è molto difficile. Dolore, credo, è un dolore difficilmente sanabile. Però in questo momento così triste davanti a Mia, io credo che tutte le parole che noi possiamo dire sono sommerse da questa grande onda d'amore che ci ha travolto. Un amore per una persona che ha rappresentato e che rappresenterà quello in cui tutti noi crediamo. Essere a disposizione degli altri, aiutare, ascoltare, fare, senza chiedere niente in cambio. Mi era così, un grande entusiasmo, una grande forza, un grande senso civico, un grande impegno. Ieri, quando sono andato via dalla camera ardente, mi sono fermato e una persona, un ragazzo, mi ha riconosciuto e mi ha detto: "Sindaco, domani salutate la professoressa", perché ero uno studente del Maria Curie. Era un ragazzo difficile. Adesso, grazie a lei, ho un lavoro, una famiglia. Sono una persona che ha una dignità. Ecco, questa è Mia. Una persona che ha dato dignità a tanti, che è stata vicina ai suoi studenti, ai suoi colleghi, ai dirigenti scolastici, e che è stata capace di dare amore a tutti, e l'ha fatto con dignità, con entusiasmo. Ovunque c'è un ragazzo od una ragazza, quelli per i quali tu ti sei spesa senza riserve, che cerca un sorriso, che chiede aiuto, che lotta e che soprattutto sogna, lì, Mia, io ti ritroverò, noi ti ritroveremo. E continuerai a suggerirci che non bisogna mai rassegnarsi, mai arrendersi, mai darsi per vinti, che la vita è bella e va vissuta con dignità e con coraggio, e che la speranza non deve morire mai, e che Dio è sempre provvidenza e non abbandona mai i suoi figli. Grazie per la tua vita. Grazie per la tua esistenza. Grazie perché ci fai sentire la tua vicinanza in quell'ovunque, senza tempo, né spazio e né distanza. Mia, noi ti prendiamo per mano questa mattina e ti accompagniamo con la preghiera, l'unica cosa a noi possibile e concessa, nel melodioso e aureo silenzio dell'eternità, fonte inesauribile di speranza. Quando, dopo tanti anni che ci conoscevamo, le ho chiesto di affiancarmi in questo compito, è stata un grande vice sindaco, ha rappresentato benissimo la nostra città, perché ha rappresentato quella parte di città, quella larga maggioranza della città, che crede nei valori, nel futuro, nell'amore degli altri. Ha dato tantissimo a tutti noi e noi abbiamo una grande responsabilità, la responsabilità di ricordarla col fare, col conservare i suoi valori, con lo stare insieme per aiutare gli altri, per far capire che essere a disposizione, aiutare, non chiedere niente in cambio, non è inutile, è il motivo della nostra vita. Lei ci dà un motivo in più per andare avanti. Noi lo faremo con grande dignità, con l'amore per una persona che ci ha dato tanto, che ha dato tanto alla nostra città, di cui noi dobbiamo essere tutti orgogliosi. Noi la ricorderemo sempre, avrà sempre un posto nel nostro cuore, nella nostra mente, nei nostri affetti. Mia, grazie. Grazie della tua vita. E lo ripeto. Non so come, non so quando, non so dove,
ma so che noi ci incontreremo, ci rivedremo, ci riabbracceremo, perché l'amore è più forte della morte e tu sai che cos'è l'amore. Il Dio della vita ti rivolga parole di tenerezza e ti accolga nel suo grembo. Buon viaggio, pace a te. Amen. È mia, anche se non è più a fianco a me, non è più a fianco a noi, non è più a fianco alla nostra città, lo sarà. Ci accompagnerà, ci aiuterà, ci guiderà e non ci lascerà soli. Grazie mia per tutto quello che ci hai dato.